Il maestro Kakashi appare per la prima volta nella terza puntata dell'anime e vi assicuro che mai avrei immaginato si trattasse di un personaggio così importante dell'opera. È il figlio della Zanna Bianca della Foglia, il leggendario ninja Sakumo Hatake, ma purtroppo non si sa molto della madre, che morì quando lui era ancora molto piccolo. Fin da bambino si rivelò essere un ninja estremamente dotato, secondo molti addirittura il migliore dell'allora nuova generazione. All'età di 5 anni si diplomò nell'accademia, classificandosi con il punteggio più alto tra tutti gli allievi, persino quelli più grandi, per diventare Chunin l'anno seguente, sconfiggendo Gai Maito nella terza prova d'esame. Ma uno dei dettagli più importanti della sua infanzia è sicuramente la triste vicenda di suo padre. Il piccolo Kakashi adorava suo papà, ma ahimè l'odio e il pregiudizio della gente riuscirono a corrompere persino il suo cuore. Durante un'importantissima e complicata missione per Konoha, Sakumo, leader di un gruppo di ninja d'élite, di fronte all'ardua scelta tra completare l'incarico e salvare i suoi compagni, preferì quest'ultima opzione. E per quel tempo, in cui le tradizioni e le usanze erano ferree e spietate, non completare la propria missione, il proprio incarico, era motivo di profondo disonore. Così Sakumo cadde in depressione, sia mentale che fisica, e si tolse la vita, lasciando suo figlio da solo. Sarà proprio il suicidio del padre a trasformare Kakashi in un ninja distaccato, freddo e quasi privo di qualunque emozione. Dopo l'accademia, divenne un membro del team di Minato Namikaze assieme a Rin e a Obito Uchiha. E poco dopo la sua promozione a Jonin, all'età di 13 anni, accadde un altro fatto importantissimo, di cui però noi ne avremo conoscenza solo tramite molti flashback. Durante una missione molto importante, a Kakashi fu affidato il comando del gruppo, ma i ninja della roccia riuscirono a rapire Rin. Così Kakashi fu messo nella stessa identica ardua situazione di suo padre, salvare Rin o completare il suo incarico. Memore del disonore e delle sofferenze del padre, il ragazzo preferì svolgere la sua missione, nonostante il disprezzo di Obito, il quale non esitò nemmeno un istante per salvare la loro amica. Le parole di Obito e i ricordi del padre riuscirono in qualche modo a risvegliare il vero Kakashi da quella sorta di autoipnosi e riuscì a salvare Rin, ma non Obito, il quale rimase sepolto sotto una frana dopo avergli donato il suo occhio sinistro con lo Sharingan, prima dell'arrivo del maestro Minato. Sarà proprio questa vicenda a plasmare definitivamente il Kakashi adulto che conosciamo, un maestro severo ma buono e pronto a dare la sua stessa vita per il villaggio e per i suoi studenti, di cui ne ha la responsabilità, pronto a scontrarsi con avversari a volte molto più potenti di lui, come Orochimaru o Kakuzu, che riuscirà persino a sconfiggere. Kakashi molto probabilmente corrisponde a quella spinta che è stata necessaria a Naruto per comprendere il vero significato di crescere. Per quanto sia Iruka che Jiraiya siano riusciti a entrare forse più a fondo nei sentimenti di Naruto, il contributo fondamentale fu proprio quello di Kakashi. All'interno del Team 7, Naruto ha appreso le stesse cose che a suo tempo apprese Kakashi con il maestro Minato, cose che senza dubbio hanno contribuito a formare profondamente la sua persona. Ma le somiglianze tra maestro e allievo non finiscono qui. Proprio come Naruto perse un amico, così Kakashi perse Obito, proprio quando stava iniziando ad apprezzarlo come ninja. E quando Tobi si leverà finalmente la maschera, rivelandosi proprio quell'amico perduto, Kakashi cadrà vittima dei suoi sensi di colpa per averlo abbandonato, ma soprattutto per aver abbandonato Rin, morta tempo fa, nonostante le promesse fatte al capezzale del giovane Uchiha, e nonostante il suo occhio ancora vivo nel suo corpo. Fu proprio la morte di Rin, infatti, personaggio quasi di sfondo della storia, a scatenare tutte le vicende che portarono all'ultima grande guerra. Rese Kakashi schiavo del suo senso di colpa e delle promesse mai mantenute, e trasformò Obito in ciò che lui stesso aveva sempre disprezzato. E dopo tutti gli avvenimenti finali, sarà ancora una volta il maestro Minato ad intervenire. Sul punto di uccidere un ormai sconfitto Obito, Kakashi decise di parlare un'ultima volta all'amico d'infanzia, arrivando finalmente a capirlo e soprattutto a capire se stesso. E sicuramente questi sono i motivi per cui tutti a Konoha nutrono una profonda stima per il ninja copia, da Gai, suo eterno rivale, ai tre ninja leggendari, dal vecchio terzo Hokage al capitano Yamato, addestrato da Kakashi stesso durante il periodo in cui fu membro della squadra speciale Anbu. Non a caso fu proposto come successore, almeno temporaneo, di Tsunade dopo l'attacco di Pain, ruolo che ricoprì, ma solo dopo la sconfitta di Kaguya. Inoltre Kakashi è un ninja molto potente, uno dei più potenti dell'anime forse, ma la cosa più interessante è che lui si è evoluto nel corso del tempo, proprio come i suoi allievi. Dal primo serio scontro con Zabuza fino alla battaglia contro Obito e i Cercoteri, Kakashi non smetterà mai di dare il massimo e di aumentare la potenza delle sue tecniche.
Di fatto, l'unico ninja che è riuscito a sconfiggerlo è stato Pain, ma in tutti gli altri combattimenti, bene o male, è sempre riuscito con intuito, strategia e molta abilità a sconfiggere i suoi nemici. Indubbiamente è un personaggio ben sviluppato, anche nell'ultima parte dell'opera, che a detta di molti è la più caotica e raffazzonata, ma secondo me sono proprio questi piccoli dettagli a renderla una storia davvero affascinante.